Ciao a tutti, sono Chiara Taglioli e vi leggo una parte di una storia che ho scritto e sto tuttora scrivendo, che è La famiglia Strampalati. La figlia di porcellana. La famiglia Strampalati aveva tre figli, la più piccola dei quali era così graziosa che divenne la bambolina di casa. La somiglianza ad una bambola di porcellana era tale che chi la vedeva dentro la teca la scambiava per una bambola. Lei, la bambolina, stava immobile e dolce dentro la teca che la signora Strampalati fece realizzare in vetro ed appese in salotto, unico abbellimento della stanza dove il mobilio era essenziale. La poneva lì per farla ammirare a tutti e per paura che potesse farsi male. Mentre la bambolina si rifugiava furbescamente ogni volta che faceva qualcosa di sbagliato e la sgridata furiosa della signora Strampalati ricadeva sugli altri due figli. La signora Strampalati fece realizzare una teca con un letto con drappi cuciti a mano in cui mise la bambolina e la portò in stanza con sé a dormire per non sentirsi sola. Quando iniziò il peregrinare del signor Strampalati, che lasciò la casa Strampalati perché loro, quelli che non lo volevano felice, decisero che non poteva vivere con la propria famiglia. Se volete leggere altro, potete andare su Amazon Chiara Taglioli. Il mio sito Instagram è Fiabe Favole Fantasiagram. Questo è il mio canale YouTube e ce ne saranno altri di video sulla famiglia Strampalati. Grazie.